Comison rapina al supermercato CRAI di Corso Cimin in quattro a volto coperto, portano via all'incirca 2000 euro. Ragusa, polemiche per un incarico sulla gestione dei rifiuti, l'amministrazione affida la consulenza ad una società di Torino. Piano regolatore a Vittoria, l'opposizione lo boccia, ma arriva il commissario? Si va avanti la strada del commissariamento per l'approvazione dell'atto. Comisol Comune, un incontro sul patto dei sindaci, si discute di sostenibilità ambientale e risparmio energetico. Ragusa ha presentato la 39esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, l'inaugurazione venerdì, tre giorni dedicati alla zootecnia e all'agricoltura. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News, oggi martedì 24 settembre 2013, apertura dedicata alla cronaca, come avete sentito dai titoli. C'è stata una rapina ieri pomeriggio ai danni del supermercato CRAI di Corso Ho Chi Minh a Comiso. Quattro malviventi intorno alle 16.45 nell'orario di apertura hanno agito a volto coperto e armati, portando via i soldi che erano in cassa all'incirca 1.500-2.000 euro. Sono fuggiti a bordo di una Renault Megane, ne era risultata poi rubata. Ma vediamo il servizio. Rapina al supermercato CRAI di Corso Ho Chi Minh a Comiso. Quattro banditi con il volto coperto da una calza di nylon e armati con un taglierino ed una pistola hanno fatto irruzione intorno alle 16.45 di ieri nel supermercato. Immediatamente hanno puntato dritti alla cassa ed hanno prelevato i soldi che si trovavano nel cassetto. Poi sono fuggiti a bordo di una Renault Megane di colore nero. L'auto era stata rubata a Comiso qualche ora prima, durante la notte. La polizia, che conduce le indagini, è riuscita a ricostruire cos'era accaduto e il tipo di auto in fuga grazie alla testimonianza di alcune persone che si trovavano all'esterno e che hanno assistito alla fuga dei quattro malviventi. La polizia ha predisposto diversi posti di blocco, senza però al momento alcun esito. Il bottino è ancora da quantificare, potrebbe trattarsi comunque di una somma tra le 1.500 e le 2.000 euro. Al momento della rapina, nel supermercato, c'erano 5 impiegati ed alcuni clienti. Accanto alla cassa, però, c'erano la cassiera, un direttore ed un cliente che si stava avvicinando per pagare la spesa. Si pensa che i malviventi possano essere fuggiti in direzione di Gela. Lasciamo la cronaca, passiamo adesso alla politica e ci spostiamo a Ragusa. Ancora polemiche sollevate da parte dell'opposizione sull'operato dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Piccitto. Questa volta sotto i riflettori ci sarebbe una delibera che affida ad una ditta di Torino, la Esper, lo studio sull'ottimizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti. Ma sentiamo i particolari nel servizio. No a consulenze esterne e incarichi diretti. A Ragusa continuano a scoprirsi gli altarini dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Piccitto. Questa volta nel mirino dell'opposizione c'è una delibera di giunta, la numero 361 del 23 agosto, che riguarda l'ottimizzazione della raccolta differenziata e la richiesta di un finanziamento alla regione siciliana per il potenziamento della stessa. Sotto accusa ci sarebbe appunto una delibera con atto di indirizzo che affida ad una ditta di Torino, la Esper, lo studio dell'ottimizzazione dei sistemi di raccolta con la contestuale preparazione dei dettagli tecnici ed economici necessari per la richiesta di finanziamento alla regione. Si tratta di un affidamento che violerebbe, secondo l'opposizione, alcune norme del regolamento comunale, in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere a ricercare le professionalità occorrenti in caso di chiamata diretta attraverso appositi elenchi previsti dal regolamento. Ma ci sarebbero da eccepire anche i termini della delibera in ordine al fatto che la ditta prescelta si impegna a non esigere alcun compenso in caso di mancato ottenimento del finanziamento, per cui si offre di agire per conto del comune di Ragusa al fine di ottimizzare e potenziare la raccolta differenziata. E ci spostiamo adesso a Vittoria per parlare ancora di piano regolatore dopo la conferenza che si è svolta ieri mattina. L'opposizione esulta dopo il ritiro dell'atto in consiglio comunale, ma potrebbe esserci un colpo di scena per l'approvazione del piano regolatore con l'arrivo del commissario d'acta da parte della regione siciliana.
potrebbe essere una vittoria di Pirro, quella dell'opposizione a vittoria a proposito del piano regolatore. I gruppi consiliari che ieri mattina avevano esultato per il ritiro da parte dell'amministrazione comunale per la bocciatura di un emendamento presentato dal sindaco in persona potrebbero ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Altro che concertazione e condivisione per la revisione del nuovo PRG. In arrivo infatti ci potrebbe essere un commissario d'acta inviato dalla Regione che approverebbe d'imperio l'atto così com'è, senza le modifiche richieste dai gruppi consiliari, oramai diventati maggioranza all'interno del Consiglio Comunale. Un rischio che i consiglieri comunali avversi all'amministrazione vorrebbero scongiurare, chiedendo un confronto serio sul piano regolatore, ma il primo cittadino e la sua amministrazione potrebbero utilizzare questo asso nella manica. Non sarebbe certo un atto di correttezza politica nei confronti di chi da un anno e mezzo lotta per cambiare radicalmente l'atto. Tra i punti maggiormente contestati ci sono quelli che riguardano l'elevata previsione di metri quadri destinati a nuove costruzioni, tolte alla loro destinazione naturale, ovvero il verde agricolo, considerando anche che il centro storico è vuoto e che si calcolano almeno 5.000 case sfitte. Ed è ancora senza una soluzione la questione che riguarda l'assistenza scolastica ai ragazzi disabili delle scuole superiori. Il commissario straordinario della provincia regionale Giovanni Scarso ha scritto al governo regionale perché senza soldi il servizio in questione non potrà partire, il diritto allo studio così non verrebbe garantito. Sentiamo. La provincia regionale di Ragusa alza bandiera bianca sul servizio di trasporto e assistenza ai disabili. Il commissario straordinario della provincia regionale di Ragusa ha partecipato alla riunione indetta dal prefetto per sollecitare la regione siciliana, con l'obiettivo di ottenere i trasferimenti regionali necessari per assicurare la copertura del servizio per gli studenti disabili. Il commissario straordinario Giovanni Scarso scarica sul governo regionale le responsabilità sul mancato avvio del servizio di trasporto e assistenza per gli studenti disabili delle scuole superiori. Adesso l'ente di Viale del Fante ha predisposto un bando di interesse, fa sapere il commissario, per trovare soluzioni alternative all'accreditamento. È un'indagine che abbiamo voluto esperire, ha spiegato Scarso, per non farci trovare impreparati qualora dovessimo necessariamente trovare una soluzione alternativa all'accreditamento per i motivi finanziari. Intanto, nella lettera al governatore Crocetta, all'assessore Valenti e all'assessore Bonafede, Scarso ha rappresentato con l'avvio del nuovo anno scolastico la condizione di estrema difficoltà finanziaria in cui si viene a trovare la provincia, vista l'impossibilità di attivare con i propri fondi i servizi di trasporto e di assistenza scolastica a favore di questi studenti disabili, una situazione che compromette seriamente l'esercizio del diritto allo studio e l'integrazione scolastica degli studenti in condizione di disabilità della provincia Iblea. E ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo torneremo per parlare dell'incontro sul patto dei sindaci che si è svolto ieri al comune di Comiso. A tra poco.